Ciao a tutti e benvenuti. Con questo video comincerei, dopo aver fatto ecco, le parti laterali, quella anteriore e quella posteriore, almeno nelle parti in cui bisognava procedere a cerchio, sì, in maniera sempre dritta con 114 maglie, a fare qui la mascherina. Allora, per prima cosa, che cosa facciamo? Andiamo ad individuare la metà di questa parte anteriore. Quindi vi ricordate, qui nella suola avevamo finito con 8 maglie, no? Quindi contiamone 4 e a metà qui andiamo su e mettiamo un segnalino. Adesso questa è la maglia centrale, no? Della nostra mascherina. Prendiamo sul lato qua sinistro e sul lato destro della ciabatta, che cosa? 20 maglie. Quindi mettiamo due segnali, questa non la contiamo, e prendiamone 20, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 e mettiamo un segnale. Ok, facciamo la stessa cosa dall'altra parte, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ok, e abbiamo così individuato i 41 punti sui quali dobbiamo andare a fare la mascherina, appunto. Ok, allora che cosa facciamo? Saranno in particolar modo 5 giri qua, in cui lavoreremo i primi 4 giri soltanto in queste 41 maglie, che poi diminuiranno perché faremo delle diminuzioni, e il quinto giro lo lavoreremo tutto intorno. Dopo aver messo qua questi segnali, che cosa facciamo? Dividiamolo ancora in parti differenti, cioè prendiamo qua 6 maglie, 2, 4, 6, e mettiamo un segnale qui. E prendiamone altre 6 da quest'altra parte e ci mettiamo un altro segnale, quindi questa sempre non la contiamo, questa qui non la contiamo e facciamo 2, 4 e 6. Ok, perché va bene, io adesso vi dirò le maglie precise dove dovete fare le diminuzioni, però volevo farvi vedere un attimo la logica, no, con cui facevamo questo lavoro, in modo che se vi capita ancora una volta di fare una cosa simile, magari potete applicare la stessa tecnica, cioè questa cosa qui, in un'altra parte. Quindi io andrò a fare delle diminuzioni qui e qui, in maniera simmetrica, almeno all'inizio. Poi le andrò a fare nell'altro giro qua e qua. Poi le posizionerò sempre qui, 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 qui e qui alla fine. E poi farò un giro, diciamo, per portare un attimo più su la mascherina senza diminuzioni. Quindi il concetto è quello di distribuire in maniera simmetrica diminuzioni a destra e a sinistra rispetto al centro, lasciare come punto di riferimento sempre questa maglia, quindi non diminuirla mai, non fare mai una diminuzione qua sopra, e diminuire qua ai lati, quindi qui e da queste parti qui e qui lasciare sempre quella centrale. Faremo necessariamente questa cosa. Ok, allora adesso vi dico bene le maglie quali sono. Allora facciamo qua, mettiamo il filo, agganciamo il filo così. Ok, e lavoriamo la prima catenella, che è appunto la nostra prima maglia bassa. Adesso nel primo giro della mascherina, che cosa facciamo? Facciamo 12 maglie basse, poi facciamo una diminuzione. Ne facciamo ancora 6 di maglie basse, lasciamo la maglia bassa centrale, facciamo 6 maglie basse, una diminuzione e 12 maglie basse. Quello che vi dicevo poco fa, vi accennavo poco fa, quindi una, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
e 12. Ecco qua facciamo la nostra diminuzione, ok? La facciamo in questo modo, cioè facciamo una maglia bassa non chiusa, un'altra maglia bassa non chiusa e poi tutte e due chiuse insieme, così. Poi facciamo le nostre 6 maglie basse, quindi eccole qua, una, due, tre, quattro, cinque e 6, no? Come vi avevo detto, questa qua la lasciamo sempre centrale, quindi una. Poi ne facciamo ancora altre 6, una, due, tre, quattro, cinque e 6. Faccio la diminuzione, ecco qui, e poi faccio le 12 maglie basse, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, 11 e 12. Ok, quindi la cosa speculare rispetto all'altra parte. Bene, adesso giriamo il lavoro e dobbiamo fare il secondo giro della mascherina. Dove e che cosa facciamo? Facciamo subito tre diminuzioni, quindi camminiamo sopra queste prime tre maglie. In realtà io qui non ci vado perché direi che viene troppo pasticciato, quindi comunque vado in questa con due maglie bassissime, quindi una qui e una qui, però in realtà di maglie no, ne ho diminuite tre, che sarebbero la prima, la seconda e la terza. Quindi faccio tre diminuzioni. Poi faccio 16 maglie basse, lascio la maglia bassa, quella centrale, faccio ancora 16 maglie basse e poi lascio in cioè non lavoro le ultime 3 maglie basse. Quindi faccio la stessa cosa di qua praticamente, soltanto che qui ci ho dovuto camminare, là le lascerò. Quindi 3, adesso ne faccio 16. Ah, scusate, nel giro precedente, quindi da 41 maglie. Siamo scesi a 39, sì, perché ne abbiamo diminuite due, no? In queste diminuzioni qui. Adesso da 39 maglie ne togliamo 6, andiamo a raggiungerne 33, perché 3 qui e 3 di qua. Quindi 16, questo era 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, ecco qua quella centrale, quindi la faccio, poi ne conto altre 16, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 e 16 e qui mi rimangono, ecco qua, 3 maglie, una, due, tre, e non ci lavoro praticamente qua, le lascio, quindi è come se le avessi diminuite.
Adesso nel terzo giro farò un pochino più di diminuzioni e vi dico i punti precisi man mano dove le vado facendo. Comunque la teoria è sempre quella, lasciarne una centrale e ne distribuirò una qua, cioè 3 maglie qui, quindi va bene, una diminuzione di 3 maglie qui, una diminuzione di 3 maglie qui, e poi ne distribuirò un paio prima della maglia centrale e un altro paio dopo la maglia centrale. E scusate, da 33 maglie andiamo ad ottenerne 23, quindi in realtà diminuiamo 10 maglie. 3 più 3, 6 più 4 diminuzioni, 10 maglie. Bene, quindi qui facciamo come prima, che ne diminuiamo 3, però ecco la prima io non la lavoro, no? Quindi faccio così. Però sono 3 maglie, 1, 2, 3. Poi vado a fare 7 maglie basse, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, poi faccio una diminuzione. Così, così e tutte e due insieme. Faccio 2 maglie basse, quindi una e 2, faccio ancora una diminuzione, ok, poi faccio la maglia bassa centrale e poi faccio la stessa cosa che ho fatto di qua specularmente, quindi una diminuzione, 2 maglie basse, una e 2, un'altra diminuzione, 7 maglie basse, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, e poi non lavoro sopra le ultime tre, che erano, allora, queste qua no, perché erano quelle dove avevo camminato, no, nel giro precedente, quindi erano questa, questa e questa. Ok, le lascio. E in tutto qua ho fatto quindi 23 maglie basse nel terzo giro. Allora, adesso nel quarto giro da 23 maglie ne vado a ottenere 17. Quindi in realtà diminuisco 6 maglie, in particolar modo faccio più diminuzioni possibile nei limiti, nel senso che non posso far vedere, no, una cosa che arricci, diciamo, in questo modo qua. Quindi necessariamente ne farò 3 da una parte e 3 da un'altra, perché ne devo diminuire 6, però un paio intervallate da 2 maglie basse e una da una maglia bassa soltanto. Quindi adesso che cosa faccio? Faccio una catenella che mi rappresenta la prima maglia bassa e un'altra maglia bassa, quindi 2 maglie basse. Ok, questa la segno stavolta. La prima. Ok, 2 maglie basse. Poi faccio subito una diminuzione. Bene. Poi faccio altre 2 maglie basse. Una, due e una diminuzione. Ok, poi faccio una maglia bassa e una diminuzione. Poi faccio la maglia centrale, che è questa, e poi faccio la stessa cosa ma specularmente, quindi la diminuzione, perché di là avevo fatto prima della maglia bassa, no? Centrale ho fatto una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione, due maglie basse, quindi una e due, una diminuzione, ecco qua, e due maglie basse, una e due. Ok, e qui sto sopra quelle tre che in realtà, ecco, ne vedo, diciamo, due perché non avevo fatto, no, questa qua, la terza, sto
sopra per girare, però comunque va bene. Mi viene, preferisco insomma farlo così piuttosto che far vedere quel gruppo qua di maglie che è troppo, mi ingombra troppo il lavoro. Ok, quindi il risultato che abbiamo ottenuto è una cosa del genere. Abbiamo girato, quindi direi in maniera abbastanza omogenea, no? Direi con i primi quattro giri. Adesso dobbiamo fare il quinto giro e non lavoreremo soltanto sulla mascherina, cioè che cosa facciamo? Lavoriamo sì sulla mascherina, ma poi continuiamo qui intorno fino ad andare a fermarci qua all'inizio praticamente del quinto giro. Ok, allora nel quinto giro, come ripeto, volevo che la mascherina mi si allungasse un attimo qui. Allora vado a fare delle maglie di altezza, prima crescente e poi decrescente. Quindi faccio due maglie basse all'inizio, quindi ecco, lo segno così almeno alla fine ci uniamo qua, quando gireremo tutto intorno. Quindi due maglie basse, tre mezze maglie alte, quindi una, due e tre, poi sette maglie alte, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, quindi tre mezze maglie alte, una, due e tre, e due maglie basse, quindi una e due. Ecco qua. Adesso continuiamo, come ripeto, il quinto giro tutto qua intorno, cercando di non far più vedere, ecco, questi scalini, quindi proseguendo in questo modo qua. Andare a prendere, no, le maglie che vediamo e si trovano sotto lo scalino, quindi una, non le contiamo, andiamo direttamente cercando di far vedere il meno possibile queste interruzioni, ecco, questi scalini. Ecco, per esempio qua dove avevo preso, no, dove avevo camminato sopra le tre maglie, poi sempre qua, poi andiamo qui sotto. Ecco, ok, tutto intorno qui, poi sopra le maglie sottostanti, e andiamo a ritrovarci su questi scalini qua che abbiamo da quest'altra parte prima di chiudere il giro. Ecco, qui era dove avevo attaccato il filo all'inizio. Cerco un attimo di andare appunto su questi scalini, no? Ecco. E di cercare di riportare tutto su uno stesso piano, bene o male. Ecco. Quindi qui. Queste erano quelle maglie dove avevamo camminato sopra. Bene, poi ancora qua. Poi direi di farne ancora una e di andarci ad unire qua con l'inizio, con una maglia bassissima. Ecco. Ok. Bene, ecco qui, io credo che abbiamo raggiunto quella rotondità, diciamo, che ci piace, no? Almeno a me piace abbastanza. Certo, non è così quando mettete il piede, perché qua non è così ciccione, direi, il piede, perché il collo del piede starà qui, qui ci saranno le dita e quindi sarà più piatto, no? Però comunque, ecco, la rotondità è questa, abbastanza armonica.
Ok, adesso dobbiamo rifinirla, ecco, con il punto gambero tutto intorno, che è questo qui, no? Che abbiamo fatto tante volte ormai. Però ok, lo rifacciamo insieme tranquillamente. Io adesso ho fatto un pezzetto perché volevo vedere il risultato, ma se volete potete fare anche degli archettini così, no? Però va bene, a me piace necessariamente il punto gambero. Quindi ecco, eravamo qua, cioè no, scusate, eravamo qua. Ecco, e facciamo la catenella come sempre, soltanto che invece che andare qua da destra verso sinistra, andiamo da sinistra verso destra. Il filo, eccolo, l'uncinetto lo puntiamo sulla maglia dietro, prendiamo il filo, lo estraiamo e facciamo la maglia. Ok, questo è il movimento, così. Ecco qua. Andiamo indietro, prendiamo il filo e lo facciamo passare. Puntiamo l'uncinetto indietro, prendiamo il filo e lo facciamo passare. Sempre questo movimento qua. Ecco, è un punto molto versatile che può essere usato sulle copertine, sulle scarpette, quelle là dei bambini, sulle borse, l'abbiamo usato anche sul cappellino del pupazzo di neve. Cioè, voglio dire, dove c'è da rifinire là il punto gambero, direi è una delle soluzioni più tranquille e più comode possibile. Ecco, ok, continuiamo così. Tutti intorno qua e ci ritroviamo qui all'inizio. Ecco, sto facendo praticamente gli ultimi punti prima di congiungermi qua con l'inizio. Ecco, il penultimo e l'ultimo, sì, questo. Ecco, poi qui stacchiamo il filo, no? Ed andiamo ad unirlo con l'ago. Ecco, cerchiamo di fare qua l'unione carina in modo che non si vedano gobbe, cose strane. Ecco, e credo che così vada bene. Poi andiamo a mettere qua il filo dietro e lo fermiamo tranquillamente sotto a 4-5 punti. Qua adesso vediamo un pezzetto giù così. Ecco.